Allora, il sesso, c'è troppa ignoranza tra i ragazzi. Sono stati intervistati alcuni insegnanti, io approfitto ad avere, oltre che un'avvocata, un avvocato. Oltre che un'avvocatessa. No, mi piace più l'avvocato. Oltre che un avvocato, è una rompicoglionessa. Appunto, quello sicuramente. Rossella Angiolini che insegna dei giovani, i tuoi studenti quanti anni hanno? Hanno dai 14 ai 19 anni. Preciso. Ci si cade a pisello. A pisello, bravo. Allora, tanto per rimanere in boom del sexting, che sarebbe la mania di tirare giù video, foto hard da internet. Ma tu non lo sai se questo lo fa. No, io lo faranno sicuramente, però ovviamente non è che lo vengono a raccontare agli insegnanti. Quello che io ti posso dire è che ho verificato che c'è veramente poca conoscenza tra i giovani, perché in età così appunto giovane spesso vengono fuori gravidanze, bambini magari accettati, però ecco, questo che cosa dimostra? Che i giovani oggi non sono informati per nulla. E io la trovo una cosa gravissima, Leo, perché i giornali, la televisione, la pubblicità, siamo bombardati da tutte, diciamo, le tecniche, gli strumenti che ci sono per non avere una gravidanza indesiderata. E invece oggi i ragazzi si uniscono tra di loro, diciamo proprio, te lo dico chiaro, si accoppiano tra di loro con una facilità estrema. E questo veramente dimostra che sono molti ignoranti su tutto. Allora, molte ragazze, comunque anche le ragazze, credono che la pillola, oltre ad essere un contraccettivo, impedisca di avere, di contrarre delle infezioni. Ma quindi non è anche vero, anche questa è una bella disinformazione, una bella ignoranza, perché ovviamente per non contrarre delle infezioni o altro ci sono altri sistemi, altre cose che basterebbe leggere in giornali, leggere in cui si parla di queste cose, anche tra i medici, informarsi anche da un medico di base, e direbbe loro che cosa occorre, che cosa bisogna fare. Questa è la realtà. E poi soprattutto ci sono questo internet, queste fotografie hard sui cellulari che veramente sviliscono completamente qualsiasi cosa. Luciani, ma ai tuoi tempi c'era video, no, arti, cose, c'erano mica tempi, i nostri allora tempi. Allora ascolta, visto che te fai la professoressa, io ero al primo banco, sì, buttavo in terra la gomma per vedere le cosce. Ecco, era molto più sano. E ti posso garantire che io avrei potuto fare, frequentare un istituto per artigiani, sì, perché all'epoca facevo certo. Lavoravo molta mano. Ecco, che gli faresti a sto prete? A sto prete, io non lo so. Ma ogni quarto d'ora un par di cose. Io che ne so, ragazzi. Allora, si sente, sì, Luca? Si sente, sì, meno male. Allora, addirittura il 42% degli italiani tra i 18 e i 30 anni compra i toys. Dai, allora, Leo. Lo sa però che sono, allora, anche a te. Che sono i toys? Giocattoli. Dice, che dai. Dai, giocattoli. Sono. Ah, quelli. Roba da matti. Dai, lo basta. Sapevi, te ce l'hai anche te. Sì, cioè, no, io non ho bisogno, io ho i soldini, ricordatelo. Penso è che il mio marito. La mia zia Maria, che tu conosci, è 90, una gran donna. 95 anni. Grande donna. Gli ho regalato il vibratore. Ah, no, dai, è vero. No, porra. Che non ne capiva il funzionamento. Ci credo, pensava fosse per fare la maionese. Quando ha capito come funzionava, sono 20 giorni che ci usa in casa, tocca tirargli le pile dalla finestra. Non è vero, non è vero, non gli date retta, non è vero. Allora, in chiusura, la prima volta per questa statistica, nella quale si perde la virginità, sono tra i 17 e i 20 anni. Tu? Io, quando gliene sgangiasti? No, sai, ai miei tempi ancora usava che bisognava, non dico arrivare vergine al matrimonio, ma bisognava stare attentissimi. La tua mamma lo voleva con quadrini. No, infatti al Soldini Parino, insomma, è stato un grande amore, ti dico la verità. Me ne è fatta patire. Tanto. Gli ho fatto fare, come se dicessi, un collo lungo che finiva. Apposta aveva sempre, ma siccome noi sarà compagni di scuola, amici, certo, è vero. Veniva sempre con il maglione a collo alto. Infatti, ora hai capito perché. Il marito della Rossella c'ha il collo alla ciclista. Addio, arrivederci. Ma sarà te meglio non ci ha detto a che età hai perso la verginità? Praticamente quando, poco prima di sposarmi, quindi te.
Sì, sì, ma insomma le, tempi usava le sozzate le facevi uguale. Ma te che ti importa? Ma pensa quel che facevi te. Rapa un po' a sapere. Arrivederci. Ma io tuttora faccio molto sesso. Peccato che sono solo. Ecco, e la tua moglie non è messa. La mia moglie guarda. Guarda, certo.